Buonasera a tutti e benvenuti in questa piazza di Santa Maria degli Angeli, della Porziuncola. Ecco, anche quest'anno mettiamo in scena questa rappresentazione sacra che ci fa rivivere, ecco, attraverso gli occhi del nostro corpo, fino a scendere dentro la nostra anima, i momenti più importanti della nostra liberazione. Ecco, il Signore Gesù, dopo essersi incarnato, dopo aver evangelizzato, in quella che noi oggi chiamiamo la Settimana Santa, ecco, lui darà una svolta decisiva alla nostra storia. E prima di lasciarci e seguirci poi in un modo nuovo dal cielo, ecco, farà delle cose bellissime per tutta l'umanità. Ecco, lui, dopo aver evangelizzato, si consegnerà, deciderà lui il momento in cui consegnarci per dimostrare che Dio è più forte del peccato e della morte. Noi vivremo, ecco, questi momenti cominciando dall'ingresso di Gesù in me, che è un ingresso veramente regale, un ingresso gioioso, però anche preludio a quello che poi accadrà, che sarà anche la sua morte. E prima di consegnarsi, Gesù istituirà il sacerdozio. Attraverso i sacerdoti poi lui darà a tutti noi, anche oggi, il dono di sé nell'Eucarestia. Quindi nell'ultima cena Gesù, ecco, consegnerà se stesso a noi, istituendo il sacramento dell'Eucarestia. Dirà ai suoi discepoli che il potere di Dio è un potere che serve, non che domina. Dio è autorevole, non è autoritario, e ci insegna proprio a fare della nostra vita, ecco, un'immagine di Dio sulla terra attraverso l'autorevolezza. Che cosa vuol dire? Attraverso la testimonianza dell'esempio. Dio ci chiede di amare nella sua dimensione, e ci dà questa possibilità di poterlo fare se noi lo accogliamo nel nostro cuore. E poi dopo Gesù si consegnerà, si lascerà proprio processare, fustigare, inchiodare, entrerà nella nostra morte, ma alla fine risorgerà, perché l'amore non può essere vinto dalla morte. Ecco, vi auguro veramente di poter seguire quello che abbiamo messo in scena col cuore, e che Dio possa toccare questa sera i nostri cuori e farci capire che chi ama lo fa in modo concreto, e Dio lo fa in modo concreto. Poi due note tecniche. Ecco, lasciamo sempre questo spazio libero perché stiamo filmando. Vi prego di non applaudire. E poi alla fine, se qualcuno volesse contribuire alle spese dell'allestimento, lo potrà fare liberamente, e ci saranno dei ragazzini che gireranno con delle cassette delle offerte. Grazie, ecco, e buona visione a tutti. Thank you.
Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti andarono dalla regione a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. La gran folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui, gridando: «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele!» È giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua. E dove sono io,
là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora l'anima mia è turbata. E che devo dire? Padre, salvami da quest'ora. Ma per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo. L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Rispose Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Questo diceva per indicare di quale morte doveva morire. Ancora per poco tempo la luce è con voi. Camminate mentre avete la luce, perché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, per diventare figli della luce. Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro. Mancavano intanto 2 giorni alla Pasqua e agli azimi, e i sommi sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di impadronirsi di lui con inganno, per ucciderlo. Dicevano infatti: non durante la festa, perché non succeda un tumulto di popolo. Allora Giuda Iscariota, uno dei 12, si recò dai sommi sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli denaro. Ed egli cercava l'occasione opportuna per consegnarlo. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò 2 dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo e là dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza perché io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con tappeti, già pronta. Là preparate per noi. I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. Venuta la sera, egli giunse con i 12.
Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse intorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Thank you.
Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che gli ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho infatti dato l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi». Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: «Di, chi è colui a cui si riferisce?» Ed egli, reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?» Rispose allora a Gesù: «È colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò». E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. E allora, dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: «Quello che devi fare, fallo al più presto». Nessuno dei commensali capì. Preso il boccone, egli uscì subito. Ed era notte. Gesù disse: «Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, poiché vi dico, non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio». Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi».
uscito se ne andò, come al solito, al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate per non entrare in tentazione». Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e, inginocchiatosi, pregava: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda all'angoscia, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Condussero Gesù dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. I sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per condannarlo a morte. Il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro, per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio». «Tu l'hai detto», gli rispose Gesù.
Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio e venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato! Perché abbiamo bisogno ancora di testimoni?» Quelli risposero: «È reo di morte!» Allora gli sputarono in faccia e lo schiaffeggiarono. Altri lo bastonavano. Pietro, intanto, se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una serva gli si avvicinò e disse: «Anche tu eri con Gesù, il Galileo». Ed egli negò. Lo vide un'altra serva e disse ai presenti: «Costui era con Gesù, il Nazareno». Ma egli negò di nuovo. I presenti gli si accostarono e dissero a Pietro: «Certo, anche tu sei di quelli. La tua parlata ti tradisce». Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo!» E subito un gallo cantò. E uscito all'aperto, pianse amaramente. Venuto il mattino, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi, messolo in catene, lo condussero e consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, il traditore, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò le 30 monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente». Ma quelli dissero: «Che ci riguarda? Veditela tu». Ed egli: «Gettate le monete d'argento nel tempio». Si allontanò e andò ad impiccarsi. Gesù intanto comparve davanti a Pilato, il quale lo interrogò, dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani, non rispondeva nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante cose attestano contro di te?» Ma Gesù non gli rispose neanche una parola, con grande meraviglia del governatore. Il governatore era solito, per ciascuna festa di Pasqua, rilasciare al popolo un prigioniero a loro scelta. Avevano in quel tempo un prigioniero famoso, detto Barabba. Mentre quindi si trovavano riuniti, Pilato disse loro: «Chi volete che vi rilasci? Barabba o Gesù, chiamato il Cristo?» Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Quelli risposero: «Barabba!» Disse loro Pilato: «Che farò dunque di Gesù, chiamato il Cristo?» Tutti gli risposero: «Sia crocifisso!» Ed egli aggiunse: «Ma che male ha fatto?» Essi allora urlarono: «Sia crocifisso!» Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla. «Non sono responsabile», disse,
di questo sangue. Vedetevela voi. E tutto il popolo rispose: il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli. Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso.
Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Donna, ecco tuo figlio. Ecco tua madre. Dio mio, Dio mio. Perché mi hai abbandonato? Ho sete. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Tutto è compiuto. Dove c'è?
luce al cuore, due occhi chiari e cieli immensi per noi. Sei tu.
Maria, il tuo dolore è come un mare, immenso e infinito. Il figlio tuo si è caricato delle nostre sofferenze. Si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti, come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Il giusto mio servo giustificherà molti. Egli si addosserà alla loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Dei potenti egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi. Mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori.
La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità. Bene, spero che questa rappresentazione sia entrata nel nostro cuore, nel mio senz'altro, spero anche nel cuore di voi tutti. Ecco, il Signore ci ricorda che veramente si è fatto uomo perché ci vuole veramente bene, bene, bene. Accogliamolo nel nostro cuore e vi auguriamo tutti una buona preparazione alla sua Santa Pasqua, che è anche la nostra Pasqua, perché il Signore ci chiama alla felicità eterna, ci vuole tutti nel suo paradiso. Buona preparazione a tutti. Alla Santa Pasqua del Signore e buonanotte a tutti.